Buongiorno, sono qui a Poole. Come vi ho detto ieri, sono a Poole, che è una cittadina sulla costa vicino a Londra, e siamo qui con Lush perché andiamo a visitare dove è stato fondato proprio Lush, dove è stata fondata Lush, ed è stata fondata proprio qui in questa cittadina. Quindi andremo a vedere il negozio, il primo negozio che è stato aperto, ci saranno anche i fondatori che sono ormai verso, cioè sono anziani, sono tipo dopo i 60. Andremo a vedere anche le fabbriche, tra virgolette, dove vengono fatti i prodotti, anche se tutti i prodotti comunque sono artigianali, fatti a mano, quindi non si può proprio chiamarle fabbriche. Però siccome è tardi, devo andare a fare colazione, sono sveglia dalle 6 praticamente e adesso devo andare a fare la colazione perché mi aspetta una giornata super intensa. Volevo farvi vedere l'outfit di oggi, che consiste in questo golfino che ho preso da Bershka con tutti i pois, questi pantaloni che credo proprio siano di Pull&Bear, poi questa felpa che ho preso o da Zara o da Pull&Bear, semplice nera, e infine le Adidas Superstar. Ecco qui il mio outfit di oggi. Adesso però basta parlare, devo andare a fare colazione perché poi dobbiamo partire, quindi andiamo. Ecco il buffet della colazione. Guardate qua che belle queste, non le avevo mai viste. Sono praticamente delle bowls già fatte. Poi ci sono dei succhi, dello yogurt, un po' di salse, sì, di salse, di creme, la frutta. Molto carino come buffet e anche molto salutare, devo dire. No, allora, le condizioni sono queste, il tempo è proprio quello inglese, però volevo farvi vedere l'insegna che siamo arrivati da Lush. Però dobbiamo entrare, aiuto. Fa freddissimo e sta anche piovendo. Good morning. Eccoci qua. Che bello. Ok, siamo pronti a fare le fresh musk. Siamo qua così, pronte, e ci faranno fare qualcosa. Non vedo l'ora, cioè faremo noi dei prodotti di Lush. Adesso metteremo la maschera che abbiamo creato io e Muriel qui dentro, che è quello di Lush, senza nessuna etichetta, e ce la portiamo a casa, anzi ce la portiamo a casa perché è una maschera. Precisa! La cosa bellissima è che sembra di essere davvero in una cucina, cioè guardate gli ingredienti, cioè sono proprio cose commestibili. Qui hanno un frigorifero, qui mettono nel frigorifero tutta la frutta e tutta la verdura che utilizzano, tipo ci sono dentro banane, frutti di bosco, un sacco di verdure. Lì invece impacchettano tutto, vedete? E qua ci sono tutti gli ingredienti e come vedete hanno usato le uova, hanno usato l'aglio, cioè è stranissimo vedere cioè da Lush tutti questi ingredienti come se fosse una cucina. Cioè, ti fa vedere proprio quanto siano fresche le cose, quanto siano vere, quanto siano naturali, è troppo bello. Qui ci sono tutti gli adesivi che vengono attaccati sulle confezioni e poi preparano i pacchi da inviare a tutti i negozi e ci hanno spiegato che per le maschere fresche, le fresh masks, le fanno la mattina e al pomeriggio le inviano direttamente ai negozi, quindi sono davvero fresche, cioè praticamente vengono fatte lo stesso giorno e lo stesso giorno vengono poi vendute. Qui tutte colorate, ci sono le confezioni regalo, ma sono bellissime. Oh mio Dio. Eccoci qui, siamo in un altro settore. Oh, Muriel. Red ribbons. Twist it around. The majority of them are quite like this, where we've got to roll them up. As you can see, Ariane is currently cut aside with a gun at 11 grand and rolled into a softer shape. And occasionally when we're knocking them out, as you can see, the hearts come off, so we've just got to mend them. Sulle palle
pareti ci sono tutti gli adesivi, quelli con le faccette. Aspetta che ve li faccio vedere, perché eccoli qua. E praticamente, adesso vi spiego che tolgo lo zoom. Praticamente, se avete mai acquistato dei prodotti Lush, ci sono sempre questi adesivi che vi spiegano chi ha fatto il vostro prodotto. E lì è bellissimo perché ci sono tutti gli adesivi di tutte le persone che qui appunto impacchettano, creano i prodotti. È bellissimo, cioè veramente ti fa proprio capire quanto sia tutto veramente fatto a mano, tutto artigianale. Veramente bellissimo, non mi aspettavo fosse così anche casalingo. Bellissimo. Sembra la fabbrica di cioccolato, dove ognuno ha il suo compito, catena di montaggio, poi lavorano con tutti questi colori, questi profumi. Sembra veramente Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato. Leo's the big jock, yeah. Ragazzi, siamo arrivati in quest'altro settore e dalla fabbrica di cioccolato siamo passati al villaggio di Babbo Natale. Cioè, hanno anche la musica che dà il ritmo. È bellissimo! Wow! Che è quello delle Bath Bombs, e adesso vedremo come le fanno e potremo farne una anche noi. È bellissimo. Buongiorno, mamma mia, ci siamo appena svegliate. Buongiorno Muriel, andiamo a fare colazione che è meglio. Andiamo a fare colazione. Come ieri non ho sentito la sveglia. Lo sapevo, infatti mi stavo già preoccupando. Guardate l'hotel in cui siamo, quanto è bello. È enorme. Infatti non sappiamo bene se la colazione dobbiamo farla qui oppure no. Sì, ok, la dobbiamo fare qua. Comunque è bellissimo, questo hotel è gigantesco. Abbiamo approfittato che sul menù c'era il toast, l'avocado toast, e quindi l'abbiamo preso. Solo che Muriel ovviamente senza uova. Non si può, non c'era l'avocado. Esatto, quindi faremo colazione con l'avocado toast. Buonissimo, so già che sarà buonissimo. Sono le 9, siamo pronti per andare al summit di Lush, che si trova proprio qui vicino al nostro hotel, che è super in centro. E c'è un'aria bella fresca, però si sta bene. È bello camminare per le vie di Londra. E poi qui la zona è bellissima, guardate. Che belli tutti questi edifici. Ok, sono contro luce, però in qualche modo cercherò di farvi vedere. Ecco. Per chi conosce Londra, siamo nella zona Bank, che mi piace un sacco, vabbè, super in centro. E adesso arriviamo al Summit di Lush, che è praticamente una fiera dove ci sono tutti gli stand, ci sono i panel, c'è la presentazione di nuovi prodotti, ci sono un sacco di cose super interessanti riguardanti Lush. E adoro fare questa camminata perché almeno ci si gode Londra invece di prendere i mezzi. Siamo arrivati. Ho messo gli orecchini intanto, ma devo ancora mettermi il rossetto liquido. Comunque qua è stranissimo. Siamo appena arrivati e già ci sono cose strane, guardate. Tipo una roba di carnevale, non lo so, aiuto. Aspettate che passo. Ecco qua. Comunque
È enorme, quindi pian piano vi farò vedere un po' tutte le cose. E ci sono un sacco di panel super interessanti. Lasciate incredibile che l'hanno fatto con tutta questa scritta. Un momento di pausa, vogliamo andare a fare un salto? Credo che sì, saranno tutti collegati. E il mio nome? Sì, Ayaz. Mi potete chiamare Izzy. Io piango sempre quando penso alle cose altre. Adesso stiamo andando a sentire un incontro sui diritti dei transessuali. Ci sarà un attivista trans che parlerà. Quindi adesso stiamo andando perché sto già iniziando, ci siamo perse via a fare qualche fotina perché qua è bellissimo. Ok, andiamo di qua. No, di qua. Ok, dobbiamo trovare il posto e andiamo a sentire. 4 million transgender adults in the United States and roughly 300,000-400,000 trans youth in the United States. And trovate una Lella bella. E cosa ci vuoi dire di altro? Cosa vi voglio dire? Ragazzi, che mi sta sostenendo. Sì, perché Chloe oggi è un po'... Sono un po' molle. Sì, sono un po' la sua mammina. Esatto. Anzi no, sono tua figlia perché tu sei mia nonna. Addirittura, è vero, tu sei la badante praticamente. Però lei è tanto tenera. Ci sono troppe persone. Ecco il mio pranzo che è vegano. Ho preso una sweet potato pie, dove c'è anche il purè, c'è una salsina tipo al vino rosso, anche se non lo sento alcolico, e poi sopra della granella di pane, ed è molto buona, come vedete l'ho già provata, ed è molto buona, adesso la finirò tutta perché sono straaffamata. Oddio, il sole. Buongiorno. Stiamo andando a piedi dove? Sì, è perché è vicino. Comunque, buongiorno. Oggi è giovedì e non riesco a tenere gli occhi aperti perché oggi c'è il sole, sono felicissima. Stiamo andando anche oggi all'Ash Summit. Qui c'è la Federica che mi ha raggiunta ieri per San Valentino. Siamo andati a cena tutti insieme. Ieri sera poi non ho più filmato perché ero stanchissima. Ok, no. Infatti, un po' di qua, gatto. Paura, è vero, in effetti. Comunque, stiamo andando all'Ash Summit anche oggi. È una bella giornata, però stanno facendo un sacco di lavori, non si sente niente. Io non vedo, Vabbè, vi parlo dopo perché adesso c'è un sacco di casino. Siamo arrivate all'Ash Summit. Adesso siamo qui davanti allo stand dove si parla di argan. E intanto ci siamo prese tutte il caffè. Anche se abbiamo già fatto colazione. Raga, ho spicy winter sui capelli. È vero, ho usato spicy winter sui capelli. Bravo. Comprate spicy winter. Link in descrizione. Comunque sì. Tu cosa hai preso di colazione? Ah, tu non l'hai fatta, non te l'hai preso Avevo ieri. Avevo i cupcake vegani di ieri in casa. E quindi da bere? Questo. Quindi stiamo bevendo il caffè che tra l'altro è caffè americano. Vediamo se si vede. Sì, è caffè americano, però non è così male per essere caffè americano. E adesso dovremmo andare, ci hanno spiegato, a testare dei prodotti, a fare le cavie. Testeremo dei prodotti di Lush in anteprima. Ci siamo iscritte per essere delle testers di Lush e ci hanno dato questo primo prodottino da provare che è un primer. Adesso ci spiegano che altro dobbiamo fare. Guardate che carino. Il sacchettino è troppo carino. Ed è bellissimo perché ovviamente Lush non testa sugli animali, quindi ci sono proprio dei volontari che si possono offrire, vero Shanti? Sperando per di sopravvivere alla cosa. Per essere loro, per testare sugli umani. È una cosa bellissima e noi ci siamo offerte per farlo. No, poverino. Momento pranzo, vi faccio vedere che cosa ho preso oggi. Anche oggi tutto vegano, vegetariano, tutto molto, anche molto sano devo dire, perché non sono andata nel track del junk food, ma sono stata più sul leggero. Ho preso questa specie di pizza che in realtà è sulla base, com'è che si chiama questo pane? È quello arabo tipo.
Vabbè, comunque pita bread. Ecco, tipo pita bread. Con su tutte delle cose, dell'insalata, delle salse. Comunque ha una bella faccia. Quindi buon appetito. Piccola pausa in hotel. Mi sono rinfrescata al trucco, però non mi cambio perché dobbiamo uscire di nuovo e adesso andremo un po' in giro per Londra. Andremo nella mia zona preferita. Se mi seguite da un po' e vi ricordate i vlog che facevo quando andavo spesso a Londra, ovvero più di un anno fa, perché appunto era da un anno che non venivo a Londra, sapete che la mia zona preferita è Oxford Street e Carnaby Street. E appunto, non deciso da me, succederà che andremo lì. Ci siamo già andate io e Muriel il primo giorno che eravamo qui, che siamo arrivate a Londra. Invece oggi andremo, perché dobbiamo visitare il negozio di Lush più grande del mondo, che si trova proprio a Oxford Street. Io l'avevo già visitato 2 anni fa, ero andata anche alla spa di Lush, quindi lo visiteremo ed è gigante, me lo ricordo, è veramente enorme. E poi andremo un po' in giro Oxford Street, forse ci sposteremo anche a Covent Garden, che è un'altra zona che ci piace molto, e quindi passeremo l'ultima serata qui a Londra in giro in centro. Sarà bellissimo, quindi siccome magari ci scapperà un po' di shopping, dovremo prendere i mezzi e tutto il resto, penso che rimarrò vestita come stamattina. Ho su questo maglione tutto peloso, molto semplice, che ho preso credo da Stradivarius, e mi sono resa conto che in questi giorni non vi ho fatto vedere gli outfit, però essendo giornate molto impegnative, molto devo fare mille cose, devo andare da in mille luoghi diversi, ovviamente mi sono sempre vestita in modo sportivo, carino ma sportivo. E quindi niente, non so che altro dirvi se non che sono felicissima di essere qui a Londra e che mi dispiace tantissimo che domani torneremo a casa, perché domani purtroppo torneremo a casa. Però non importa, godiamoci il momento, stasera sarà una serata bellissima, quindi andiamo in centro. Questo è il negozio di Oxford Street, che è il più grande del mondo. Sono stata da Skinny Dip. Vi farò vedere cosa ho preso, perché sono cose bellissime. Guardate il negozio com'è bello. In Italia non c'è il negozio vero. È bellissimo. Guardate la vetrina. Oddio, bellissimo. Quindi ovviamente non potevo non passarci, perché in Italia non c'è il loro negozio. E la borsa è bellissima, tutta rosa. Siamo da Mogamo. Noi abbiamo il menù vegetariano vegano. Ma lui perché sei così vicina? Aspetta, che succede? Perché l'hai chiesto allora se faccio il pesce? Sì. Finalmente ha trovato gli scrub. Prima di mangiare si mette lo zucchero sulle labbra. Oddio, sei tutta rossa. Lo so. Veramente ero gialla. No, guarda il naso. Guarda il naso. Comunque adesso scegliamo cosa mangiare e mangiamo. Non ho mai provato Wagamama. Sono molto felice. Neanche lei l'ha mai provato. Tu sì. Sono molto felice perché è il ristorante preferito di Zoella. Quindi lo voglio. Oh, hai provato. Il cazzo. Contenta? Zuppa di miso. Ma te non è ancora arrivato? No. Ecco, questa è la mia insalata. E ci sono anche ravioli. Buon appetito, baby. Baby. Buon appetito. Ti baby. Siamo arrivati all'ultimo giorno qui a Londra, oggi è venerdì, io sono struccata e bruttissima perché stiamo per prendere il volo e quindi adesso stiamo mangiando. Io bro.
Abbiamo preso cose da Starbucks, da Pret a Manger. Io ho il mio ice caramel macchiato perché non fanno il cool lime d'inverno. E quindi adesso mangiamo e poi prenderemo l'aereo e torneremo a casa. Sono state delle giornate veramente bellissime. Però adesso devo mangiare perché sono le 10.45, sono sveglia dalle 7 e non ho ancora fatto colazione. Bene, siamo salite sull'aereo. Io continuo ad essere in queste condizioni. Volevo finire qui il vlog perché sono stati dei giorni veramente super intensi, ma abbiamo fatto un sacco di cose. Quindi, siccome adesso sto per prendere l'aereo e tornare a casa, volevo finire qui i vlog di Londra. Quindi vi mando un bacio enorme e ci vediamo ai prossimi vlog. Scusate per il finale in queste condizioni, però tra poco dobbiamo partire. Vabbè, ci vediamo prestissimo con altri vlog che ovviamente saranno quelli più casalinghi, più normali, a cui siete abituate. Ciao! Mua!